Un esempio è il trovato tutto. Esatto, un esempio è il trovato tutto, che è sostanzialmente è una cosa molto banale, ma le nostre cassiere all'ipermercato di Genova, adesso lo faremo anche negli altri punti vendita, hanno per 10 giorni consegnato a tutti i clienti che uscivano dall'ipermercato un bigliettino con scritto trovato tutto, punto interrogativo, segnalaci qui i prodotti che non hai trovato o che ti sarebbe piaciuto trovare. Se ci lasci anche un recapito, poi ti contatteremo personalmente per tenerti aggiornato. Noi abbiamo chiesto la mail, alcuni hanno lasciato anche il telefono. In 10 giorni abbiamo raccolto qualche migliaio di bigliettini. I clienti ci hanno voluto dire un sacco di cose. La metà dei bigliettini contenevano anche il recapito, la gran parte mail, qualcuno ha messo il telefono. E una delle cose che, mentre il professor Tirali parlava e tu mi sei venuto a cercare, che ci è tornata indietro, è stata che circa la metà di quelli che ci hanno segnalato un prodotto che non hanno trovato, non l'hanno trovato, ma in vendita c'era. E questo è una cosa che ci fa molto il riflettere. Di leggibilità dello scaffale. Come cavolo l'abbiamo messo sugli scaffali, come mai le persone non l'hanno trovato? Nonostante il fatto che ci fosse e c'era, poi nella risposta noi abbiamo risposto al cliente che il prodotto in quel momento era temporaneamente fuori stock, ma in realtà in quel momento c'era e quindi la domanda è cosa è successo nel frattempo. Quindi prima risultanza di questa cosa è che i clienti ci hanno detto che noi siamo poco leggibili, che evidentemente quando vengono a fare la spesa da noi non trovano i prodotti che cercavano nonostante noi li abbiamo. Alcuni altri ci hanno indicato effettivamente dei prodotti che noi in quel momento non avevamo in assortimento e non sapevamo di non avere in assortimento. Inoltre questo progetto si completa con poi il contatto con le persone e quindi che hanno lasciato il recapito. Come avveniva questo contatto? Allora, il contatto avviene tuttora, sì, avviene, in questo modo. Io ho lasciato il recapito, ho detto cosa non ho trovato, cosa avrei voluto trovare. E oppure qualcuno ha fatto anche i complimenti, quindi c'è stato anche quello che ha detto ho trovato tutto, grazie, bravi, eccetera, eccetera. Però ovviamente quello lo ringraziamo. Lo contattiamo prevalentemente con la mail, se era lasciato, e la mail ha alcune caratteristiche. È breve, quindi ha una riga per ringraziare di aver dedicato del tempo a Coop, una riga per dirti che il prodotto che non hai trovato o che vorresti c'è, non c'è nell'assortimento e se eventualmente ti contatteremo per tenerti aggiornato, e una riga di saluto. Sostanzialmente ti scrivo, ti telefono e poi a chiusura della chiamata ti dico, poi un giorno che passa nel negozio, se ha voglia chieda di me che ci vediamo, ci beviamo un caffè oppure facciamo due parole. È ovvio che è una cosa che è difficile organizzare su migliaia di punti vendita, è più facile organizzare in un'azienda non enorme come la nostra, che comunque ha un numero di punti vendita limitato, ma cerca di coinvolgere anche molto i manager del negozio in modo tale che si crei anche un rapporto personalizzato. Una valutazione sull'esperienza della meccanica dello scegli tu. Allora, pro e contro. Per noi, ecco, sì. per Coop Ligure, perché poi lo facciamo in tutte le cooperative, declinato anche in modi diversi. Allora, per noi scegli tu funziona molto bene sul prodotto Coop. Sul prodotto di marca fa un po' più fatica, perché in realtà non scegli tu, cioè tu scegli su quale prodotto di quella marca farti fare lo sconto. Per cui per la marca funziona bene, per il cliente invece è un po' più limitativo. Fatto su una categoria invece? Fatto sulla categoria invece funziona molto bene, quindi l'abbiamo provato in alcuni punti vendita, lo scegli tu di categoria e effettivamente quando tu puoi sceglierti di quella categoria il prodotto che vuoi con uno sconto interessante, si nota anche, cioè, si vede anche molto bene che cosa scelgono i clienti. Francamente sostituisce un po' le famose telecamere, beacon, eccetera, eccetera, perché se a un certo punto nello scegli tu di categoria va via tutto il cibo per cani e gatti, ecco fatto che è un'indicazione piuttosto esplicita dove se ho lo sconto accaparro, perché è quello che ti chiedo. Quando fai lo scegli tu sul prodotto Coop spesso vedi che comprano un sacco di fiorfiore o di vivi verde, eccetera, eccetera, fanno l'upgrade per vedere, anche per provarlo, è un'occasione per provarlo.
L'incontro è sempre molto formativo, è molto importante fare queste cose, ci conosciamo tra manager della distribuzione e impariamo cose. Anche molto importante il contributo del professor Tirelli, del quale mi porto a casa alcune indicazioni preziose.